Ikima, Mimashi, Amaso, soldati! Torno dopo migliaia di anni per riprendere il regno che legittimamente mi appartiene. Io, Imika, sarò di nuovo regina del Giappone! Carissimi, guardate con chi sto qui, la nostra carissima signora Anna Teresa Eugeni, ovvero la inimitabile regina Imika. Grazie mille per questo incontro. Ecco qua, m'ha fregato di dire che cosa devo dire rispetto a questa pupazzetta, perché mi ha portato la pupazzetta, io la chiamerò pupazzetta Imika, così gli togliamo la cattiveria e gli lasciamo solo un po' di dolcezza a questa povera creatura che mi perseguita da anni, non so liberarmene. Da una parte mi fa piacere, però, confesso, dall'altra parte me ne voglio liberare. ma sarà un po' complicato, perché questa qui, questo personaggio ormai è legato a doppio filo. Ma tu pensa, che avventure pazzesche di veramente quell'epoca, inutile raccontarle perché ve l'avranno già forse raccontate, o chi ama queste cose se le fatte dire, le ha cercate. Che ti devo dire di più? Non lo so. Beh, possiamo una cosa la possiamo dire. Che cosa? Neghini, nasa nucolò. Neghini, nasa, nucolò. Non posso rifare quella voce, siamo in un bar, e qui che facciamo? Io la urlavo quella voce, è vero, ma adesso ve la dico sussurrando. Neghini, nasa, nucolò, mi viene da ridere. Ciao. Grazie signora Anna Teresa, grazie. La pupazzetta rimane con me, eh. Adesso, portato. Sì, ma adesso io devo andare a Fiuggi per un festival, che non è un festival del cinema, è un festival delle arti viste. Però lì farò due cose. Una cosa che è la vita autentica di una donna americana che è riuscita a fare il suo sogno, a realizzare il suo sogno a 79 anni, fare un film, e poi ne ha interpretati 19 con 4 serie televisive, è morta compiendo 99 anni. Questa è una cosa bellissima perché è una vita avventurosa e molto molto umana. E poi invece il 22 si verrà proiettato per la prima volta su schermo un mio film che si chiama Sheshiro, due punti, SOS con due esclamativi, che per ora è solo sulla piattaforma, e viene proiettato per la prima volta in diretta con il pubblico in sala. Vedremo cosa succede. Ciao a tutti. Grazie ancora. Grazie signore.